Noi abbiamo tantissime gare, tantissime opere che si stanno realizzando sia nella città metropolitana che ovviamente nei vari comuni legate al PNRR, quindi su questo ci vuole grande attenzione e grande vigilanza. Noi abbiamo messo in campo un accordo con la Guardia di Finanza proprio per monitorare sia le gare che ovviamente tutta la realizzazione delle opere, tenere alta l'attenzione su questo argomento, continuare anche a discutere su quelli che possono essere strumenti aggiuntivi che possono aiutare a rafforzare la trasparenza dei processi. Credo che sia un aspetto molto importante e molto utile in questa fase del paese. Opere pubbliche, appalti, PNRR, rischio corruzione e infiltrazione del malaffare. Se ne è parlato quest'oggi nell'aula consiliare di Santa Maria la Nuova a Napoli, nel corso del convegno promosso dalla città metropolitana in occasione della giornata della trasparenza. Ma quali strumenti ha la pubblica amministrazione per difendersi dai tentativi di condizionamento? Su uno di questi la risposta è unanime: la digitalizzazione. Insieme all'Agenzia Nazionale della Digitalizzazione stiamo lavorando su un grande piano di digitalizzazione sia della parte documentale sia dei servizi, perché questo chiaramente è un passo in avanti fondamentale. Napoli, il comune, era molto indietro sulla parte digitale e quindi noi stiamo dando una grande accelerazione proprio per fare queste azioni che sono fondamentali sia proprio per il buon funzionamento della macchina amministrativa, ma anche ovviamente per la trasparenza nei confronti dei cittadini e di tutti i portatori di interesse. Garantendo la digitalizzazione fin dalla programmazione fino all'ultima fattura si garantisce massima trasparenza, massima controllabilità, si evita o si riduce il rischio di infiltrazioni. Non possiamo permetterci che questi soldi finiscano in mani sbagliate, non possiamo permetterci che questi soldi siano spesi male. L'incontro moderato dal segretario generale della città metropolitana Antonio Meola ha puntato l'attenzione su alcuni temi al centro del dibattito nazionale, a partire dalla regolamentazione delle lobby, già presente in molti paesi come gli Stati Uniti. Sarebbe molto utile che questo tipo di legislazione si estendesse anche ad altri paesi e se si realizzasse anche in Italia, perché questo aiuterebbe anche le amministrazioni ad avere un rapporto più sereno, più tranquillo con quelli che sono gli interlocutori. L'Italia non ha una legislazione sulle lobby, ce la chiedono da tempo dal Consiglio d'Europa ed è interesse delle stesse istituzioni avere una legge che non sia una legge punitiva o criminalizzatrice, ma una legge che garantisca ancora una volta trasparenza. Seconda cosa, occorre evitare e vietare che i gruppi di interesse paghino o conferiscano qualunque beneficio finanziario o non finanziario ai decisori pubblici. Tema caldo anche quello dell'abuso d'ufficio. Secondo i sindaci la sua formulazione è poco chiara. Questo ha determinato che più del 90% delle accuse poi dopo sono cadute o sono state archiviate oppure c'è stata l'assoluzione. Segno che un reato non definito in maniera chiara, su cui si sono fatti negli ultimi anni 4 interventi per cercare di definirlo meglio, quindi o l'abolizione o una riforma radicale credo che sia necessaria. Su questo l'ANCI ha una posizione unanime. Ritiene più utile una sua rimodulazione il presidente Busia. Purtroppo l'abrogazione tout court dell'abuso d'ufficio lascia dei vuoti, alcune fattispecie non sono coperte e quindi questo crea e temiamo creerà problemi. Nel corso del convegno, al quale hanno preso parte anche il presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Massimo Gagliardi, che ha annunciato che l'organismo nel corso dell'anno effettuerà un'intensa azione di monitoraggio, il presidente del TAR Campania, Vincenzo Salamone, magistrati ed esperti del settore, Michele Calleri, presidente di Transparency International Italia, ha presentato il rapporto sull'indice di percezione della corruzione, che vede l'Italia al 42° posto. Ma quale deve essere il compito della PA per coniugare velocità delle procedure e rispetto della legalità? Bisogna fare ogni sforzo possibile perché i procedimenti siano più fluidi, non ci siano secche presso determinati uffici. E questa è una grande sfida che noi tutti abbiamo come operatori del diritto e soprattutto come rappresentanti della pubblica amministrazione.